Allora, siete in viaggio con 5 animali, sì. un leone, una mucca, un agnello, una scimmia e un cavallo. Allo zoo. Ci sono 4 tappe, a ogni tappa va lasciato un animale e uno vi resta con voi per il resto del cammino. Esatto. Avete da mangiare, gli animali non sono da mangiare, abbiamo detto, niente. Allora, pensateci bene, ci avete pensato, adesso ad ogni animale c'è un'associazione, una priorità nelle vostre vite. Quindi okay. Non vuoi altri messaggi, vuoi direttamente la soluzione. Vuoi? Beh, dai, sì, perché la gente deve andare a lavorare, almeno loro. Ok, vai, allora. Allora, il significato del leone è l'ego. È l'ego. Ah, non ho messo... scusate. No, va bene. Non c'è pathos. Allora, nessun pathos. Il leone è l'ego. Quindi okay. Chi se lo porta fino alla fine... vuol dire che è guidato dall'ego. Esatto. E chi lo lascia come prima cosa significa che mette se stesso come ultimo. Sempre dopo. No? Come ultimo. Tant'è che qualche messaggio era: io mi tengo l'agnello perché è il più piccolo, lo devo curare. No. Lascio il leone che mi mangia l'agnello. Quello è esattamente messo in secondo piano. Okay, secondo, poi. La mucca. La mucca è simbolo di soldi. Soldi in quanto patrimonio, non di successo, quindi materiale accumulato. Materiale. Maurizio, strano che tu non hai voluto proseguire. Lasciavo il leone e tenevo la mucca. Sì? Sì, okay. Sì. Ah, vedi, torna, ok. Poi l'agnello. L'agnello è simbolo dell'amore. Minchia, io l'ho lasciato per primo l'agnello. Sì. Ragazzi, l'ho mollato subito l'agnello io, sì. Sì, ecco. Tutto questo sforzo. Ecco. Ok. Ok, l'agnello. La okay, scimmia. L'amore. La scimmia è la più antipatica come animaletto tra questi qui, o la più simpatica, dipende. Sei rappresenta sicuro? La sessualità. No, la scimmia sono i bambini. I bambini. La prole. Sì, proprio la prole, in quanto prole. Allora, quello che diceva che non riusciva a mangiarla, in realtà, secondo questo test di scienziati, ok, i bambini. Tu bambini Maurizio... che poi può essere, non lo so, bambini propri, oppure, perché chi decide di non avere figli. Io, sì, quelli degli altri sì, li avrei lasciati. Infatti io mi sono immaginata la scimmia sopra la mucca. Figli su soldi. Ok, e ci resta il cavallo. Il cavallo. Che è simbolo della carriera. Ah, vedi. Okay? La carriera. Carriera e realizzazione personale. Ragazzi, posso dirvi una cosa? Io credo che voi che ascoltate Il Volo del Mattino da tanti anni lo avevate già capito. Io l'ho capito in questo momento, che sono una persona orrenda. È orrenda, sì. Sono una persona orrenda. Perché hai lasciato per primo. Mollavo l'amore, mollavo i bambini. Sì. Cioè tutte le cose che continuo a inseguire, l'amore, i bambini. E ti portavi per ultimo? Cioè per tutto il viaggio? Non mi ricordo se mi tenevo il leone perché mi piace un sacco e quindi l'ego che non va bene. Una persona, io ragazzi mi ritiro, questa è la mia ultima puntata, faccio schifo al cavallo, neanche al cavallo.